Siamo ad Avoca, un'azienda che si trova sulle colline di San Sepolcro, quindi in Toscana. Oggi conta 1.300 dipendenti e che può vantare 1.400 ettari di agricoltura biologica, dove vengono coltivate decine di specie diverse di piante medicinali che poi noi, con tecnologie di analisi, di trasformazione, di estrazione all'avanguardia, riusciamo a trasformare in prodotti per la salute, in particolar modo in dispositivi medici e integratori alimentari molto avanzati, in grado di risolvere sia problematiche di salute più leggere, ma anche patologie molto diffuse, come ad esempio la tosse, il mal di gola, il reflusso gastroesofageo, il sovrappeso e la stipsi. L'azienda nasce nel 1978, quando l'attuale presidente e fondatore Valentino Mercati acquistò insieme ai suoi familiari la villa di Avoca. Avoca è il nome dell'azienda, ma questo nome deriva dalla frazione, dalla località. Era circondata da diversi ettari di terreno collinare e che Valentino Mercati lì per lì non sapeva come sfruttare, finché ebbe l'intuizione di iniziare a coltivare delle piante medicinali in grado di curare disturbi e patologie comuni. Si è sentita sempre l'esigenza di trasformare una risorsa naturale in un prodotto che fosse innovativo, che fosse efficace, che fosse sicuro, pratico e moderno. E quindi da lì non si sono mai fermati gli investimenti in tecnologia, in ricerca scientifica e in innovazione. Un'azienda che oggi è leader in Italia. Vende i suoi prodotti nei canali professionali come farmacia, parafarmacia ed erboristeria e che si sta espandendo all'estero con un tasso di crescita a due cifre. Il processo produttivo è completamente verticalizzato. Dal seme al prodotto finito distribuito nel canale professionale di vendita è completamente interno all'azienda. Noi abbiamo dei colleghi che lavorano sui campi, quindi fanno un lavoro agricolo. Poi abbiamo i colleghi che invece sono negli stabilimenti di trasformazione, così come abbiamo i colleghi con il camice bianco che stanno dentro i laboratori di ricerca e sviluppo. Tutta la produzione avviene a distanza di pochi chilometri, perché tutti i nostri stabilimenti produttivi sono concentrati proprio qui in Val Tiberina, al confine in particolar modo tra Toscana ed Umbria. Che è basata su una intuizione, ma anche sulla convinzione che fosse possibile trattare, utilizzare e studiare le piante medicinali con i metodi scientifici. Il mondo scientifico alla fine degli anni 70, anche durante gli anni 80, guardava un po', diciamo, di traverso questo mondo. Poi in realtà la convinzione, ma anche la caparbietà che questa azienda ha avuto, è stato possibile trasportare proprio questo mondo delle erbe nel mondo della scienza. E oggi centri di ricerca, università, medici non solo accettano questa innovazione, ma si affidano e accettano la collaborazione con Avoca. Avoca si impegna nel rispetto dell'ambiente, nella conservazione, quindi della natura, attraverso varie attività. La prima azione è proprio quella dell'agricoltura biologica. Inoltre, per il confezionamento, ad esempio, dei nostri prodotti, utilizziamo solo le cosiddette materie prime nobili, ovvero cartone e vetro. Abbiamo eliminato i cosiddetti blister, non utilizziamo, ad esempio, plastica per i nostri pack. Molto materiale di merchandising che noi utilizziamo, come ad esempio gli opuscoli, vengono stampati in carta FSC. C'è tutta una serie di attività culturali, come eventi o pubblicazioni di libri, dedicati proprio all'ambiente. Abbiamo un ramo di azienda dedicato proprio alla pubblicazione di libri. Per me l'Italia che cambia è un'Italia che rispetta l'ambiente, che crede nella cultura, che
che accetta le diversità, e l'Italia che cambia soprattutto è un'Italia che deve essere etica, credere in valori come l'onestà soprattutto e il lavoro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.